contanti in una busta bianca, 5.000 euro per cominciare, la metà della cifra chiesta per evitare la verifica fiscale ad un imprenditore. Lo scambio avviene nello studio del suo commercialista, a Rimini. Ad intascare la mazzetta è Tiziano Marchi, 59 anni, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Cesena. È stato arrestato per concussione. Davanti al giudice ha detto di avere solo chiesto un prestito. Per il pubblico ministero quella è un'ipotesi di concussione, per lui durante l'interrogatorio non è un'ipotesi di concussione. E che cosa è? Cosa quindi? Un prestito? La richiesta di un prestito però a uno sconosciuto fondamentalmente? Era già una persona conosciuta. Sì, ma non avevano rapporti di amicizia, di fiducia, insomma? No, non avevano rapporti di amicizia e di fiducia, no. Oggettivamente i prestiti non si chiedono così. Se io chiedo un prestito di denaro a una persona e questa viene nel mio ufficio e me li dà, penso sia una modalità abbastanza comune. Conosceva Tiziano Marchi? No, non lo conoscevo. È possibile parlare col direttore? No. Marchi ha un passato da assessore comunale a Forlì fino al 2009 nella giunta di centrosinistra. Delega in organizzazione delle funzioni e dei servizi, semplificazione amministrativa, relazioni aziendali. Durante il suo mandato aveva fatto anche interventi sull'assenteismo e i reati nella pubblica amministrazione. Quando i carabinieri di Rimini l'hanno sorpreso fuori dallo studio del commercialista che lo ha denunciato, stava andando al bar con la mazzetta in tasca. Al suo ufficio sono stati messi i sigilli. Gli inquirenti hanno portato via dalla sua scrivania una ventina di pratiche sospette, tutte riguardanti imprenditori tra Cesena e Forlì. Dovrebbe già aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la lettera di sospensione dal lavoro. Volevo solo sapere se gli era stata mandata la lettera di sospensione a Marchi almeno. È stata mandata o no? Non possiamo rilasciare interviste sul punto, mi dispiace. Ma questo me lo può dire però? No. Diciamo per rispetto alle indagini e alla situazione no. Purtroppo certo, non glielo posso come dire. Come l'avete presa la notizia però? Purtroppo non possiamo rilasciare interviste.